Povero Papa, se aspetti un altro Papa come lui, sì, aspetti. Sai che ti dico? Se Pio VII non cascava e non si rompeva il femore, non moriva e arrivava facile facile a 100 anni. Ma mo chi verrà? Non è mica facile fare un altro Papa. È vice Cristo intera, è quel che vuoi. Ma poi adesso è sempre uno di noi. Hai visto, è passato il cardinal legato. E ormai saranno tutti in viaggio. Certo, si precipitano a Roma per conclave. Anche lei va a Roma per il conclave? No. Non le interessa? Guardate, stiamo per arrivare. Brigadiere! Niente da riferire? Sì, un altro passeggero, la contessa Vitelleschi. È salita prima di Spoleto, la sua carrozza si è sfasciata. Ah, capito. Siete voi la contessa Vitelleschi? Sì. Bene. E voi? Ho con me una lettera del vescovo di Bologna. Ecco. Non c'è bisogno. Voi? Vengo a visitare la città. Siete venuto a Roma anche al tempo di Napoleone? Ero bambino allora. Avete per caso qualche banchiere che vi raccomanda? Banchiere? No. Viaggio col mio denaro, ne ho a sufficienza. Qual è il vostro mestiere? Medico. Bene. E scusate, in quale città lo esercitate? A Forlì. Forlì? In Romagna, eh? Sì, in Romagna. Sentite un po', non c'è nessuna persona a Roma che vi conosca e che possa garantire per voi? Perché? I miei documenti non bastano. Scusate, ho chiesto se a Roma c'è qualcuno che vi conosce. Io conosco il signore. Ah, bene. Allora è più che sufficiente. Stranieri? Yes, of course. Sì, loro sono inglesi e viaggiano come turisti. Grazie, padre. Va bene, possono andare. Vai! La mia valigia. Aspetta, per favore. Carrozza! Pronto, signora. Presto, che ho fretta. Si accomodi. Verrò a riprenderla dopo. Va bene. Oh. Ehi, voi. Seguite quella carrozza. Contessa, contessa, non mi
mi avete lasciato il tempo di ringraziarmi. No, non fa niente, non fa niente. Scusatemi se mi sono permesso di seguirvi. Sì, ma andate via adesso. Ma voi siete stata così gentile da garantire per me. No, vi prego, per favore, andate via. Ben arrivata, signora contessa. Andiamo. Lasciami sola, voglio riposare un po'. Sola, contessa. Ma certo. Eccola qui la cocca mia bella. Ma che è successo? Come mai sola? Abbiamo avuto un incidente. Si è rotta una ruota nei pressi di Spoleto e allora ho preso la diligenza. Qualcuno l'ha accompagnato? Ho visto due carrozze giù al cancello. No, nessuno. Ah sì, uno sconosciuto mi ha seguito. Sono mio santo, eccolo qui, l'amore mio, eccolo qui. Chi c'era sulla diligenza? Beh, un prete, due inglesi, un tipo insopportabile, un attaccabrighe, discuteva. T'ha fatto la corte? No. Ma che stai dicendo? Vuoi scherzare? Lo sai che Camuccini mi ha promesso di farti il ritratto? Oh, che caro. Molto, molto caro. Costa un sacco di soldi. E che dirò a mio marito? Che Severoli lo fanno papa. Ma come, veramente? Beh. Allora che gli dico? Ma di chi? Ma del ritratto, no? Che il più grande pittore di Roma ti ha supplicato di posare per lui. E poi a un certo momento si saprà che io, conquistato dal talento dell'artista, ho comprato i quadri. Ah. Perché vorresti tenertelo tu, vero? Ma certo, ma certo. No, 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 ti prego, non voglio. Per l'amor di Dio, abbiamo già tanto peccato. Sta buona, contessa, sta buona. No, no, ti prego. Penso che l'elezione del Consalvi, in fondo, sarebbe una prova di saggezza. Può darsi, ma l'Austria la verserà in ogni modo. Già, ho sentito dire anch'io che l'Austria porrebbe il veto, ma non capisco il perché. Perché Consalvi è un moderato, amico mio, e la moderazione consolida il potere. Che bella giornata oggi, Sì, ma non dura. Ieri a caccia le allodole volavano basse. Ma dove siete stato? Verso il mare, alla Capocotta. Vostro zio ce la farà? Speriamo. Sempre le penne di fagiano. Non bisogna deluderla. Spero che vostra figlia voglia considerarmi più di un cacciatore poco fortunato. E questo dipende da voi. No, caro Don Asruale. Ormai siete voi che dovete decidere. Adesso, durante il conclave. Aspettiamo di vedere se vostro zio c'ha un po' di fortuna. Thank you.
Va, bevi un goccetto che ti riscaldi. Ma che fai? Ma che tu sei impazzito? Mettimi giù, dai. Davvero è bello, che qua. Grembi un po'. Oh, dove vai? Ehi, tesoro, dove vai? Vieni qui, resti qui con me e mi fai un po' di compagnia. Ma c'è una madama! Ma sai che nuova c'è? Fa morire ammazzato! Un posto, non c'è un posto? Venga che glielo cerco io. Ma no, eccolo il posto. Mi dai due caffè, per piacere? Ah, sì, ecco lì. C'è un posto là. Speriamo che ce l'hanno qua. Speriamo. Ma tu mi cercavi, che volevi? Il signore desidera qualche cosa? Un caffè. Un caffè? E un bicchiere d'acqua fresca con una scorza di limone. Ah, vabbè. Ma guarda un po' che roba. Passa ben caffè, con certi favore. Clienti morti di fame che circolano, vi assicuro che non ho mai visto un conclave più spilorcio di questo. Già, non fanno che lagnasse e intanto ammucchiano un sacco dei quadrini. Un altro caffè, Rosalia, per favore. Subito. È quello là in fondo. Il signore è servito? Quanto vi devo? 6 baiocchi. Ah, ma io non c'ho il resto adesso, come faccio? Non importa. Mi dispiace. Per una foglia che cade non si secca un albero. Posso cambiare io? Grazie, magari. Venga. Anche se l'albero non si secca, non bisogna far cadere altre foglie. Se ne perdono già tante. Ecco il resto. Grazie. Prego. Tiè. È pronto il tuo vino caldo? Fra poco. Ancora un momento. Arrivederci. Brigadier, venga qua. Venga, che piove forte. Ti rifai un po', entri. Gigi, ehi, c'è qualcuno che sta salendo. A te. Eccoli. Avete un fulminante, per favore? No, mi dispiace. E voi? No, è quel cugino de Romagna. Ah, sì, accomodatevi. Vieni. Vedrai dentro, c'è il cavaliere Bertini che sta facendo un nuovo calcolo. Va bene. Accomodatevi. Cosa cercate, cittadino? La luce. Rispondete sottovoce. Questa cetta servirà no, per... piano, per favore, mi raccomando. Questa cetta servirà per uccidervi se sarete spergiuro, ma volerà sempre ovunque in vostro aiuto. Saverio Pontini è quello lì di fronte. Che cosa indica il sacro tronco? Indica la rotondità della terra. E che cosa osservate sopra il tronco? Vedo il bianco panno che ci indica la purezza dei costumi. Vedo l'acqua che ci dice di essere mondi da qualunque vizio. Vedo le foglie che ci dicono di compiere azioni virtuose. Vedo il sale che ci dice che dobbiamo sapientemente agire affinché i nostri avversari diventino i nostri amici per il sospirato giorno nel quale dovrà compiersi l'unità di Se vuoi poi lascia a noi l'incarico. Vedo il gallo che ci dice di essere sempre vigili per non farci sentire. Chi è morto era nato in Romagna. Bisogna rispettare le regole. Siete disposto quindi a giurare fedeltà alla causa? Non desidero altro. Giurate dunque. Giuro di dedicare interamente me stesso alla suprema causa. Mi sembra che voi romani non prendiate troppo sul serio queste cerimonie, perché in questa benedetta città l'unica legge che conta è il rito. E allora? E allora ce n'avete abbastanza. Già. Libera e indipendente. Nei buoni cugini carbonari, avvertite i vostri rispettivi ordini di riconoscere d'oggi in avanti il qui presente Ciro Belli, studente in medicina. Studente in medicina, quale membro attivo di questa reverenda vendita. Andiamo. Cavaliere, permettete che vi presenti un cugino arrivato dalla Romagna. Bene. Pietro Miserilli. Piacere. Buonanotte. 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 Grazie, cavaliere. Arrivederci, cavaliere. Buonanotte. 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 Arrivederci. Signore,
Sono venuto dalla Romagna per parlarti, mio buon cugino. È proprio a me? Sì, andiamo. Conosci Amalia? Antonia? Sì. È la nostra bella Floriana? Sì, l'ho già incontrata. Complimenti, eh. Grazie. Ma non sarebbe più comodo e più sicuro restare qui a parlare? Floriana. Ascolta, devo lasciare la città tra un'ora. Vuoi accompagnarmi fino alla carrozza? No. Andiamo. Va bene. Ma dove andiamo? Di qua, vieni. Ce l'hai il permesso per uscire di notte dalla città? Non preoccuparti, cammina. Ma senti, aspetta. Muoviti. Ah, belli, dove andate? Ci fate un po' di compagnia? Ah, ma che fai, te ne vai? Buonasera, signorina. Buonasera. E allora che famo? Vieni, andiamo. Vieni a vedere che belle ragazze. E vieni, dai, lei sei amico tuo, dove vai? Ma vattene, quello scappa. Vieni qua. Mamma mia, che su, avanti, sbrigati. Ma che cosa vuoi da me? Devo parlarti di un compito che voglio affidarti. Di che cosa si tratta? È qui che hanno giustiziato Giacomo Ferri. Sì? Era romagnolo anche lui, lo sapevi? Sì. L'hai conosciuto? Ma sì, mi pare. Sai, si conosce tanta gente al giorno d'oggi. Ma lui ora è morto. E se l'hai conosciuto dovresti ricordartene. Sì, sì, certo. Me lo ricordo. Era il migliore della nostra vendita. Generoso, audace, intelligente. Chissà chi l'avrà tradito. Non si è mai saputo. E dov'era esattamente il patibolo? Là in fondo, mi sembra. Andiamoci. Ma è tardi, se devi partire. Facciamo in tempo. E poi devi parlarmi di una certa questione, no? Non importa. Mia moglie ha sempre paura la notte. Finché non torno non riesce a prendere sonno. Anche Giacomo Ferri aveva moglie. E cosa c'entra questo adesso? Niente. Pensavo al mio amico. Avanti. Vieni, è questione di un attimo. Non puoi rifiutare un ultimo omaggio al nostro bravo cugino. Vieni. La ronda. Lasciamola passare. Aiuto! Aiuto! Aiutala! Che abbiano più di 200 sterline di rendita. A Roma, invece, quando si combina un matrimonio, l'idea della fedeltà reciproca non passa per la testa a nessuno. Ma no! È la verità, ti assicuro. Del resto è talmente lampante. Il marito qui non si preoccupa affatto della condotta della moglie, amico mio. A meno che non le sia innamorato, perché in questo caso agisce come un amante. Ehi, John! Ah, Scipione, Scipione. Devi diffidare di lui, sapesse come giudica i romani. Perché? Non è forse vero che qui il matrimonio è un'istituzione destinata soltanto a regolare la suddivisione dei patrimoni
e lo stato civile dei figlioli, eh? Se ci sono i figli, ma se non ci sono? Balliamo, cara. Sì. Ma hai visto? Quella balla soltanto con le persone che possono essere utili al suo amante. Ah, sì? Proprio così. Ma guarda chi se vede. Eccoli qua, tutte e due. Su, fammi ammirare questa tua bella figlia che... Lascia perdere, lascia perdere. Ma saluta il padrone di casa, cocca mia, va. È proprio una delizia. Oh, ma non vi sembra che le donne belle sono proprio belle? Altro che bellissime. Ma gli uomini sono splendidi, non è vero? Che volete capire voi che non sapete manco quello che siete? Ci avete la testa piena di libri, di belle frasi. Da noi non si legge, ma l'amore è l'amore. E si campa solamente per quello. È proprio quello che stavo dicendo io a Asdrubale. Infatti ogni donna sposata ha almeno due uomini. E le fanciulle invece sono tenute in gabbia con un rigore spagnolo. Siete un branco di ipocriti siete. Ecco. Quando arrivo in una nuova città, che fai? Chiedo sempre quali sono gli uomini più ricchi, quali le donne più belle. E allora? Chiedo anche qual è l'uomo più squalificato della città. Poi faccio amicizia con l'uomo più squalificato, anche con le donne più belle. Arrivato a Roma è stato con lui che ho fatto amicizia. E già, ma te che te frega delle donne belle? C'è sempre bisogno delle donne. E poi quelle belle sono... Claudia, bellezza! Lascia perdere sto coso, vieni con me, vieni. Non ti diverti? No. Eppure è una festa magnifica, piena di gente bella, ricca, spensierata. Non sei di buon umore? No, tutt'altro. Mi dispiace. Perché? Oh, non ha importanza. Guarda quante persone felici. Hanno tutto ciò che vogliono. Certo, perché tutto si può comprare. Anche l'allegria? Beh, sì. Basta comprarsi un bicchiere o una bottiglia di vino. Oh, bene. Andiamo a bere, allora. Vuoi? No, non ne voglio. Eminenza, il cardinale Catanzaro Savelli. Mi dispiace di aver interrotto la vostra danza. Che ballo era? Un valzer. Un valzer? Ma è un ballo proibito, o almeno sconsigliato, mi sembra. Ma è un ballo innocente, zio. Non posso non credere alla vostra innocenza. Bella la cocca di papà su. Perché sei sempre così fredda e lontana? Che devo fare per piacerti? Ma che è successo? Un carbonaro è scappato stanotte da Castel Sant'Angelo. Meraviglioso! Davvero? Ma che dici? Da Castel Sant'Angelo è impossibile. Vi assicuro. Ma chi è scappato? Non è possibile, tu l'hai visto. Un carbonaro? Sì, poco fa passavo in via Giulia per venire qui. E a un tratto ho sentito delle grida, dei passi, dei colpi di pistola. E un'ombra mi è passata vicinissima, come un lampo. E com'era? Giovane? Non lo so, l'ho appena intravista e poi era buio. Subito dopo sono passati i gendarmi che anzi mi hanno chiesto da che parte era andato. E dite, lo hanno preso? No, no, non credo. Ho visto le guardie che tornavano indietro. Uno mi raccontò che il carbonaro era quasi riuscito a evadere indisturbato dal castello vestito da donna. Ma non si sa bene per quale motivo. Appena giunto all'ultimo corpo di guardia aveva attaccato i soldati con un pugnale. Era stato ferito e gli sbirri che lo cercavano erano certi di ritrovarlo perché seguivano le sue tracce di sangue. Ma dov'è sparito? Ma non lo so, laggiù, in fondo a via Giulia, fra quegli orti, quei giardini, verso il fiume. Un uomo coraggioso. Ma no, un pazzo. È una storia incredibile. Fantastica, veramente. È venuta la contessa Vitelleschi? No, signora. Non si poteva celebrare meglio l'elezione del nuovo papa. Allora, Vanina? Che c'è? Beh... Ma che li faranno se lo prenderanno? A chi? A quel carbonaro. Lo uccideranno. E in camera lo porti?
Ero giù in giardino e stavo aspettando che arrivasse la carrozza. Quando me lo sono visto cadere davanti, tutto coperto di sangue. Ma perché non l'hai denunciato? Ma perché è così giovane? Continuava a supplicarmi di salvarlo. Che cosa dovevo fare? Potevi chiamare le guardie, no? Se avevo già detto ai gendarmi che non avevo visto assolutamente nessuno. Adesso lo riportiamo in giardino e lo nascondiamo in un posto dove tu non avresti potuto vederlo, poi tu hai sentito dei lamenti e l'hai scoperto così svenuto, perché non ti dovrebbero credere. E se dice la verità, che l'ho portato in casa e l'ho soccorso? Contessa, non complichiamo le cose adesso. I gendarmi capiranno che sapeva il mio indirizzo e che ci conoscevamo. Ma questo non me l'avevi detto. Ma sì, l'ho incontrato sulla diligenza che mi ha portato a Roma. Aveva l'aria molto per bene. E a Porta del Popolo, quando le guardie gli hanno fatto un mucchio di domande, e chi lo conosceva, io lo conosco, ho detto. Non so perché. Ah, e t'ha seguito con la carrozza e vi siete lasciati giù al cancello. No, no, Asdrubale. Ti giuro che non l'ho mai più visto. E adesso che famo? Bisognerebbe portarlo in qualche posto al sicuro finché non sarà in grado di andarsene all'inferno. Ma se muore, dimmi tu che ci famo noi con un cadavere, ma lo vedi che guai hai combinato? E a me? Non ci pensi, naturalmente, dopo che con la tua imprudenza mi hai compromesso davanti a lui. Ecco. Oh. Se ci avessi 20 anni pure io. Dai, cocco, dai, Principessa, non riesco a trovare mio padre, sono un po' stanca. Posso approfittare di voi per tornare a casa? Ma certo, cara. Va a chiamare Plautilla e Cornelia. Sì, mamma. Vieni, Vanina. È proprio matto quella Asdrubale. Non cambia mai. Chissà quale dama starà corteggiando in questo momento. Quello è sempre innamorato, alla sua età. Che vergogna. Ah, sì, è vero, principessa, è proprio pazzo, ma è di una tale simpatia. Buonanotte. Buonanotte, donna Vanina. Clelia. Oh, mi scusi. Aiutami, sono stanca. Si è divertita? No. Le hanno portato un regalo. Cosa? Una gabbia di canarini. Fammeli vedere. L'ha portato un servitore di casa Savelli. Tieni il gatto. Sì. Che bellini. Dove possiamo metterli? Fuori, sulla finestra. Ah. Portalo di là. Vieni, aiutami. Ah, prendiamo lo sgabello. Stia attenta, per carità. Non aver paura.
Cosa vuoi che mi succeda? Dammi la gabbia. Ecco fatto. Hai visto, Clelia? Qui fuori all'aria staranno benissimo. Clelia, vieni su, guarda. Perché? Cosa c'è? C'è una finestra della soffitta aperta. Già, è vero, sì. Non ti sembra che sul letto ci sia una donna? Una donna? No, io da qui non la vedo. Vieni, vieni, sali su. No, no, non posso, mi giro subito la testa, mi scusi, la prego. L'ho vista benissimo. È sicura? Ma chi può essere? Beh, una cameriera che riordina la stanza. Sdraiata sul letto. Si sarà addormentata. No, no, non credo. E poi le cameriere vestono di grigio. Quella invece ha un abito viola. L'amministratore ha un amante, lo sanno tutti. Oh, non oserebbe mai tenerla là. E chi se ne potrebbe accorgere? Ma noi ce ne siamo accorte, no? Vieni, aiutami a vestirmi. Vado a fare colazione. Buongiorno. Bella! Tesoro di papà! Figlietta mia bella, eri la più bella di tutte ieri sera. Vieni a fare colazione. Perché mi avete lasciata sola? Ho dovuto farmi accompagnare a casa. Sì, lo so, mi hanno detto, ma devi scusare. Non mi ero mai mosso, mi scocciavo. Dal bacio a papà, dal bacio a papà, dal bacio a papà! E siete tornato tardi, vero? E di, te sei divertita? No. E... sentite, papà. E Livio? Livio. Non ti piace? No, papà, io volevo... E perché? Perché non ti piace? Per una ragione molto semplice. Livio e tutti quelli come lui mi annoiano e poi non mi piacciono i romanzi. Allora non ti piace manco papà tuo? E mamma mette a piangere. Vieni, vieni, abbraccia papà tuo quando eri piccola. Tesoro mio. Papà, ascoltatemi. Bella, tesoro, è tanto triste la mattina, lei. Di qua. Povera donna, pensa quanto deve soffrire lassù tutta sola. Mio padre deve sicuramente conoscerla. Ma perché non si confida con qualcuno? O è lei che lo ha pregato di mantenere il segreto? Ma chi sarà? Chissà. Forse è nascosta perché ha ucciso il suo amante. O forse lui ha ferito lei. Tu credi? Un amante geloso. Ma come si può pugnalare una donna così bella e così giovane? Come fa a sapere che è giovane e bella se non ha potuto vederla in viso? Oh, sono sicura che è bellissima. Va, va pure. Aprite! Chi è? Sono un'amica. Cosa volete? Non tradirò il vostro segreto, aprite! Chi siete? Sono la figlia del principe Vanini, il proprietario di questo palazzo. State tranquilla.
Ma aprite, possono vedermi quassù. Non avete niente da temere, signora. Ve l'assicuro. Potete fidarvi di me. Voglio solo aiutarvi. Aspettate, non abbiate paura. Non sono che un carbonaro. Mi chiamo Pietro Miserilli. Allora voi siete scappato da Castel Sant'Angelo? Sì. Ma come avete fatto? Nessuno che io sappia era mai riuscito in una simile impresa. Uno dei nostri mi ha fatto avere un abito da donna. E poi avete attaccato le guardie con un pugnale. No. È che passando davanti all'ultimo corpo di guardia, udì uno maledire i carbonari e lo schiaffeggiai. Vi assicuro, non è stata una sciocca bravata. Avevo i nervi tesi e a quell'insulto mi è montato il sangue alla testa e non ho capito più niente. Sono stato inseguito per le strade e ferito a colpi di baionetta. E poi? Ho visto una porta aperta. Le guardie mi inseguivano. Ho salito le scale, sono saltato in un giardino e sono caduto ai piedi di una donna che... La contessa Vitelleschi. Ricordate che il suo nome non deve essere mai pronunciato. Perché? Perché mi ha salvato la vita. Mentre le guardie entravano nella casa per cercarmi, vostro padre mi portava via nella sua carrozza. Ma forse ora morirò. Ho una ferita alla spalla che mi fa molto soffrire. Ma bisogna far venire un chirurgo. E subito. Sapete bene che a Roma i chirurghi devono fare un rapporto alla polizia per ogni ferito che curano. Vostro padre ha fatto tutto quello che c'era da fare. No, non basta. Ve lo porterò io. Meglio morire piuttosto che compromettere i miei benefattori. Il chirurgo del cardinale Catanzaro Savelli, il governatore di Roma, è figlio di un nostro domestico. Ci è molto devoto e per la sua posizione non teme nessuno. Mio padre sbaglia a non fidarsi di lui. No, non voglio che lo chiamiate. Ma è indispensabile. Per carità, che non lo sappia vostro padre. Sì. E tornate. È il chirurgo. Ecco fatto. Caro collega, verrò a rivedervi domani. Vi porterò il chinino, la tintura di aloe che mi avete chiesti. Mi ringrazio. Va bene la fasciatura così? Benissimo, mi sento meglio. Arrivederci. La ferita alla spalla è dolorosa ma superficiale e le altre sono cicatrizzate. Vostro padre si è rivelato un abile chirurgo. Il nostro paziente è giovane e fra qualche giorno si potrà alzare. Comunque tornerò domani. Grazie. Il chirurgo ha detto che non avete niente da temere. Grazie. Grazie. Non dovete ringraziarmi. Forse vi sembrerà strano, ma sono felice di avervi incontrato. Anche se questo mi spaventa un po'. Perché? Perché? Perché voi siete così diverso. Così diverso dalle persone che mi circondano. Niente prima d'ora mi aveva mai turbato. Voi avete fatto nascere in me dei sentimenti che non conoscevo. Forse vi amo. Scusatemi. Non so cosa mi succede.
Che gioia rivedervi. Aspettavo una vostra visita, ma non osavo sperarci. State meglio? No. Lasciare Roma fra poco e sapere di non rivedervi più è la mia nuova sofferenza. Vanina, che c'è? Niente, non so, sono così sconvolta. Prima di venire da voi dicevo a me stessa che era solo per sapere come stavate. Vanina. Ma non è vero, Pietro, è meglio che partiate. Avete ragione. Per noi... Pietro... Non può esserci speranza. Apparteniamo a due mondi troppo diversi. Ma sarete nel mio cuore in ogni momento. Addio, Pietro. Aspettate, Vanina, promettetemi... Promettetemi che se sarà possibile ci rivedremo ancora. Non lo so. Vi prego. Non posso... Io... Non posso promettervi nulla. Addio. Ecco il documento. È un passaporto acquistato a un'ambasciata straniera. Per fortuna che qui si compra tutto. Potete lasciare Roma senza pericolo. Ma bisogna far presto. Grazie, mi avete salvato la vita. Preparatevi che partiamo subito. So da fonte sicura che tra 2 o 3 giorni la sorveglianza sarà più rigorosa. E mo che c'è? Forse la meditazione solitaria vi ha fatto perdere la fede nella vostra causa? No. Voi dovete capire che io correrei troppi rischi a farvi stare qui un altro giorno. Vi sarò eternamente riconoscente. Uno scambio di cortesie, voi non potete capire. Voi avete l'anima troppo semplice. Ma ditemi un po' la verità, ma voi... Voi perché vi battete? Per la libertà. Ah. Per l'indipendenza, la giustizia. È la Francia che vi paga? No. Allora è Piemonte? No, nessuno. Forse può essere pure vero. Forse può essere che valga la pena di combattere gratuitamente per cose come queste. Ma voi credete davvero che la vostra libertà, la vostra giustizia interessino ai servitori miei, ai contadini? Ma quelli se ne fregano. Anche i domestici. Sì, profezie, sempre la stessa canzone. La caduta di Babilonia, il giorno del giudizio universale. Sono 2000 anni che la cantano. Amico mio, voi dovete capire che Babilonia sta benone, una vecchia baldracca con la pelle dura. Siete pronto? Sì. E allora andiamo, va. Farò chiamare il suo medico. È molto fedele. Si faccia ordinare i bagni alla Porretta, così ci fermeremo al castello di San Niccolò. E lì forse sarà possibile ritrovarlo, rivederlo. Ne sono certa. Giovanni, molte novità, Pietro. Bene. Tieni un po' qui. Allora? È annunciato l'arrivo di un gran numero di soldati per applicare la nuova politica del governo. Pare che si proporrà a tutti i carbonari di costituirsi concedendo in cambio la grazia. Sì. Ah, il parrucchiere Martinelli è una spia. Faronieri è stato condannato a morte. Poveretto. E poi? La principessa Vanini è appena arrivata da Roma. Si tratterà al castello per qualche giorno. E allora? Anche a Sant'Angelo in Vado la stessa cosa. Visi chiusi e bocche cucite.
Si capisce soltanto che vogliono farlo credere morto. Ma è così chiaro che mentiscono. Giovanni mi ha promesso che cercherà di rintracciarlo. C'è il nuovo cappellano. Vuol vedere la principessa. Digli che aspetti. Bene. Sono il nuovo cappellano. Farò di tutto per essere degno del mio predecessore, il compianto Don Vincenzo Perelli. Il suo grande spirito, la sua carità, la sua semplicità, il suo cuore d'apostolo... Gli ero molto affezionata. Fu egli stesso, credo, a consigliarmi al signor Vescovo come suo successore. Era molto affezionato a casa Vanini e si preoccupò di voi fino all'ultimo respiro. Vorrete scusarmi, reverendo, se dopo il rosario non vi tratterrò a cena. Ma sono molto stanca. Capisco. Il viaggio. Dovrete riposarvi. Non vi importunerò oltre. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Così sia. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Speriamo che nessuno vi abbia visto. È di là nella mia camera, lo faccio entrare. Oddio mio, che cosa facciamo? Una Vanina, ma è venuto qui per lei. Va bene, chiamalo, ma non lasciarmi sola. Venite, vi aspetta. Thank you.
Va a vedere chi è. Andrò appena farà notte. Va bene, ma cerca di tornare prima dell'alba. Io ti aspetterò. Amore mio. Tu hai il potere di farmi dimenticare tutto. Ma il tuo nobile cuore deve capire. Sai che ti amo. Ma ricorda che come i miei compagni anch'io ho dei doveri. E che più l'Italia è infelice, più le sarò fedele. E allora? Allora devo raggiungere i miei compagni e dividere con loro i rischi e i pericoli. Appena potrò, appena le circostanze me lo permetteranno, correrò da te. Passerà una settimana, amore. Forse due. E poi io dovrò tornare a Roma. E allora? E allora? Pietro, io non amerò mai nessun altro. Ma tu, forse per te sarà difficile continuare ad amarmi. Ma non capisci che per me sei come una moglie, più che una moglie, che oramai siamo uniti per sempre. Tu sei la mia donna adorata. Una donna che io saprò amare e proteggere. Sì, amore, io sono tua e sarò tua per sempre. Ma ti rendi conto di quanto sarà triste amare l'attesa? Sì. E sarà ancora più dolorosa per me. Come vorrei essere libero, ricco e potente. E cosa faresti? Sento che potrei essere molto più utile alla causa della libertà. E quando l'Italia fosse libera dai suoi oppressori, resterei sempre con te. Quanto ti amo. Voglio che tu sia felice. Tu sarai ricco perché io te ne darò la possibilità. Cosa vuoi dire? Voglio dire che sposandomi avrai tutto questo. Ormai sono tua. Solo nel matrimonio si potrà cancellare il nostro peccato. Vedrai, basterà far venire il cappellano e sarà tutto fatto. Poi penserò io a far accettare tutto a mio padre. No, Vanina, no. Non ti rendi conto che io sono al bando? Che su di me c'è una taglia. Tu non puoi fare nulla. Non puoi fare nulla, ma io sarò sempre tuo lo stesso. La cosa rimarrà segreta. Lo saprà soltanto mio padre. Lo saprà anche il prete, però. Sì, ma nel segreto della confessione. Un segreto che dovrà mantenere, lo so. Sì, ma anche senza volerlo, il suo modo d'agire, il suo atteggiamento finirebbero certamente per rivelare la mia presenza. E poi come potrei restare qui nascosto per anni? Ma allora, che faremo? Affronteremo il nostro destino. Allora, siete pronti? Sì. Addio. Ritornerò. Ritornerò presto.
sveglia! Pietro, ascoltami, vieni. Ascoltami, Pietro, ti supplico. Se tu fossi stato curato, aiutato da una povera donna di campagna, faresti qualcosa per manifestare la tua riconoscenza? Faresti in modo di ripagarla dei servizi che ti ha reso? Il nostro avvenire è così incerto, amore, e tu ti muovi in un mondo così pieno di pericoli e di nemici. Tre giorni ti chiedo per compensarmi. Se credi che io ne sia degna, pagami come se io fossi una povera donna qualunque. Ricompensami per quello che ti ho dato. Ti prego, amore, ti prego. Dammi ancora tre giorni ancora. Se fosse vero che mi ami, non ti comporteresti così. Non conosci né sacrifici né rinunce. Ma allora quali sono i tuoi sentimenti per me? Amore, affetto, pietà o stanchezza? Ma cosa dici? Che discorsi sono? Non senti quanto ti amo? No. Già, le donne credono di rappresentare l'esistenza tutta. Ma non capisci cos'è che mi turba, perché sono sconvolto? Non capisci che sento il rimorso di aver ceduto al mio egoismo? Mi viene in mente la risposta di Napoleone ai bresciani che gli giuravano di amare la libertà più di tutti gli altri patrioti italiani. Che cosa gli disse? Disse, ma certo, amano parlarne alle loro amanti. Senti, Pietro, voglio dirti che cosa penso di te. Penso che sei un presuntuoso. Ma cosa credi di fare? Di riformare il mondo? Ma non lo vedi quanto è grande la tua presunzione? Il tuo Napoleone, ossessionato dalla tua stessa follia, ha insanguinato il mondo. I Giacobini, ossessionati dalla tua stessa presunzione, hanno sommerso il mondo nel terrore. Un pazzo sei! E mi fai pietà! No, sei tu che mi fai pietà. Non sai niente, vuoi giudicare? Subisci in silenzio e ti disgusta chi si rivolta. Ricordati che il tuo mondo è destinato a scomparire. Siete morti e non lo sapete. Verranno i giorni felici in cui il potere passerà al popolo. E i re saranno al servizio della collettività. Questo è il senso della rivoluzione francese. La vostra tranquillità non è che un'illusione. In tutta l'Europa ci sono ancora milioni e milioni di affamati. E voi credete di saziarli con la carità. Ma essi aspirano alla dignità di uomini. E voi volete dargliela chiamandoli fratelli in Cristo. Sì, questi plebei affamati hanno sparso il sangue dei loro tiranni. Ma non credere ai romanzi, non credere alle leggende. La rivoluzione francese non è stata opera della plebaglia. È dal cervello di un esiguo numero di uomini superiori che essa è nata. E le loro idee vivono ancora. Anche se dopo 20 anni di tragedie, il popolo aspira più alla pace che alla libertà. Noi dobbiamo mantenerle vive, queste idee. Si censurano i libri, la stampa. Ma noi non possono farci tacere. Possono ucciderci, è vero. Ma noi combatteremo fino all'ultimo il regno degli ignoranti, degli incapaci. Il regno della forza bruta. Dopo tanto sangue e tanto dolore debellato Napoleone, si è riunito il congresso di Vienna. E la disputa sul problema dei pantaloni lunghi o dei pantaloni corti ha interessato i delegati più dei problemi della Sassonia, della Spagna e dell'Europa tutta. La Santa Alleanza, nata da questo congresso, ha fatto del poliziotto l'autorità più elevata dello Stato. Ha sancito le pene più terribili per chi osa criticare le azioni dei governi. Così è stata stabilita la pace. La pace di un cimitero. Ma noi vogliamo vivere, io voglio vivere. Pietro, Pietro, amore mio.
Vanina, vorrei parlarvi. Andate, figlioli. Vi vedo turbata e vorrei potervi aiutare. Non mi sento bene. Perché mi rispondete così, donna Vanina? Il mio non vuole essere un rimprovero, ma solo un aiuto per liberarvi. È la preghiera che aiuta a liberarci. Solo così usciamo da noi stessi, dalle nostre preoccupazioni, dai tormenti. Non sono preoccupata. Ve l'ho già detto, non mi sento bene. Forse sarà l'aria che non vi conviene. Ho passato qui tutta la mia infanzia. Avete sentito il dottore? Non amo i dottori. E vi do ragione. Essi credono che tutti i mali vengono dal corpo. E invece non sanno che è nell'anima che va trovata la fonte di tutti i turbamenti. E allora? E allora penso che la confessione, donna Vanina. Non ho avuto ancora modo di fare il mio esame di coscienza. Potremmo farlo insieme. Non è facile interrogarsi e rispondersi nello stesso tempo. Io vi interrogherò e voi mi risponderete. Interiormente, in silenzio, naturalmente. Avete sempre onorato Dio con la mente e con le opere. L'avete sempre considerato il supremo reggitore del mondo e il regolatore di tutte le creature. Gli avete talvolta anteposto qualcosa o qualcuno. Concentratevi, meditate intensamente, scendete in voi stessa e poiché le creature, più spesso che le cose o le idee fallaci alla vostra età, possono aver preso il posto del creatore, pensate, donna Vanina, quali sono gli affetti che turbano oggi il vostro giovane cuore? Parlo di affetti, di qualunque genere essi siano. Di amicizie, anche se non smodate. Oppure di sentimenti di amore che vi gonfiano il cuore. O ricordi di parole audaci che qualcuno può avervi sussurrato a un ballo, a una caccia. O immagini di volti che la vostra fantasia può riproporvi qui, nella solitudine. Il demonio approfitta spesso della nostra solitudine per insidiarci. No, 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 no. Riflettete bene alle immagini. E ricordate. Il vostro giovane corpo ha mai vibrato per impulsi impuri. Pensate se qualcosa può avervi turbato attraverso il luccicare degli occhi. Voi sapete quante cose ambigue, torbide, possono essere dette attraverso gli occhi. La bocca, le labbra. Non alludo alle parole, ai discorsi, ma a quel che di sensuale può rappresentare la bocca. La bocca che bacia il bimbo, che bacia la fronte della madre, ma che può... E i desideri, Vanina. Ecco, vi prego di meditare sui desideri. Sui vostri desideri. Basta! Basta, sono stanca e sto male. Scusatemi. Che cos'è? Rispondimi. Lasciami. Lasciami, non parlarmi, non dirmi niente. Non ne posso più. Pietro mio, noi saremo dannati. Noi saremo dannati. Perché? Ma perché? Non possiamo restare più a lungo nel peccato. Io devo confessare la nostra colpa. La devo confessare. Sei pazza, te lo proibisco. No. Taci. Se tu sapessi che cosa mi ha detto il cappellano. Amore mio, che vergogna, che vergogna. Quel piacere che ho provato.
Non posso più tenermi questo peso sul cuore. Allora di che vuoi la fine del nostro amore. Il mio arresto, la mia morte. Adesso le funzioni più sacre sono ridotte a maneggio di polizia. E i preti fanno gli informatori. Non è più il male che perseguitano. Di nomi, hanno bisogno di nomi. E quale mezzo migliore per ottenerli che la confessione? Quale polizia ha trovato qualcosa di più efficace? Pietro, ti proibisco di parlare così. La passione politica ti acceca. Voglio che tu sappia che io sono credente. Ma lo sai cos'è la confessione? Lo sai che la confessione è il sacramento più sublime, il sacramento più drammatico che abbia la nostra religione. Lo sai che il segreto che la circonda è tale da esigere perfino l'eroismo del sacerdote. Se un penitente, nel segreto della confessione, gli confida di aver avvelenato con le proprie mani il vino della messa, il sacerdote è costretto a celebrarla lo stesso e a bere quel vino affrontando la morte. E poi... tu non sai quale grande conforto sia per l'anima la confessione. Quell'uomo, il prete, sparisce e si comunica direttamente con Dio. Dio, Dio mio, abbi misericordia di noi. Signore, veniamo da Roma e vorremmo salutare la principessa. Prego, le faccio strada. Grazie. Avvertite subito la principessa che Monsignor Benini amerebbe vederla. Ha fatto buon viaggio? Oh, eccellente, figliuolo, eccellente. Torna di là. Che gioia, Monsignore, avervi tra le nostre mura. Credetemi, cara figliola, la mia gioia è ancora più grande. Spero che ci farete l'onore di soggiornare al castello. Purtroppo no, principessa. Con piacere avrei accettato un così gentile invito, però io non sono venuto in Romagna per riposare. Sua Eminenza, il cardinale Rivarola, cardinale a latere, è stato incaricato da Sua Santità di stroncare senza indugio l'attività delle società segrete, dei carbonari, di quelle sette che tendono al sovvertimento dello Stato. Sua Eminenza ha affidato a me il settore della Romagna. Io sono giunto alla testa di imponenti forze armate e spero di essere all'altezza del mio compito. E ha condotto con sé il cappellano. Il cappellano? Perché fare? Non lo so. È di Cesena. Gli ha proposto di condurlo con sé per fargli salutare sua madre. È un pretesto. Chissà cosa staranno macchinando. Vanina, bisogna che io parta subito. Io credo al contrario che sarebbe più prudente che tu rimanessi. Le strade verranno sbarrate e si ricercheranno tutti i sospetti. Qui, in questa camera, sarai più al sicuro. Ma io non penso a me, penso ai miei compagni. Avrei già dovuto raggiungerli. Va bene. Appena sarà buio potrai andare. Ma stai attenta, amore mio. Se dovesse succederti qualcosa, io morirei. Ferma! Sono il confessore della principessa Vanini. Sto tornando al castello di San Nicolò. Bene. Vai, vai! Yup!
lasciatemi! Aiuto! Vieni fuori dalla carrozza! Andiamo! Fermi! Voi bloccate la strada! Fermi! Felice, dormi! No! Pronti per i cavalli! Resterete qui, nessuno vi farà del male. Vogliamo solo sottrarvi alla protezione di quello stinco di santo di Monsignor Benini. Non ho niente a che fare con Monsignor Benini. Non mi sono mai occupato di politica. Vado solo alle cose del mio ministero. Non amate l'Italia? Quanto voi. E sperate forse di renderla libera con le benedizioni? Anche. Ci sono dei vostri, come chiamarli, colleghi che non la pensano come voi. Nemmeno io sono d'accordo con quanto è venuto a fare Monsignor Benini. Ma non per questo faccio il rivoluzionario. Non spetta a me. Io ho altro da fare. Ho scelto la strada del sacerdozio per aiutare le anime a sentirsi libere. Libere dal peccato, libere dalla colpa. Bella libertà. Non ridete, vi prego. Non ridete. Abbiamo già parlato abbastanza. Dovete star qui e basta. Al castello penseranno che la colpa non è vostra se tarderete un po'. E non facciamo scherzi. Per essere un patrono della libertà mi trattate davvero liberalmente. Allora, tutto bene. Non è affatto stupido il nostro pretino, tutt'altro. E chi ha mai detto il contrario? Vieni. Giovanni, dia a Vanina che stia tranquilla, che la rivedrò a Cesena durante la fiera. Adesso va. Sì. I capi e i propagatori di sette saranno puniti di morte in seguito alla semplice cognizione per inquisizione. I detentori di armi, emblemi o denaro saranno puniti con 20 anni d'opera pubblica, gli aggregati con 10 anni. Infine, saranno inflitti 7 anni di galera a coloro che, scienti o sospettanti l'esistenza di una setta o l'appartenenza di un individuo ad una setta, non se ne facciano delatori. A chiunque avrà una condotta tale da ingenerare sospetti, sarà applicato il precetto politico di primo ordine. Chi sarà colpito da tale precetto non potrà muovere passo oltre i limiti della città o della provincia nativa. Dovrà ritirarsi in casa ad un'ora di notte e non uscirne prima dell'alba, nonché condursi dinanzi all'ispettore di polizia ogni 15 giorni, confessarsi una volta al mese e provarlo alla polizia con testimonianza di un confessore approvato. Sarà ricompensato con un premio chiunque farà il nome di un carbonaro o di un sospetto di appartenenza ad una qualsivoglia setta. Sarà fatta grazia inoltre ad ogni appartenente a qualche setta che spontaneamente andrà a costituirsi alle autorità entro un mese dalla data di affissione del presente bando. Fermi tutti! Voi altri soldati, portatelo via! Avanti, via! E voi, venite qui! Mostrate le mani! Siamo scappati in tempo, guarda. Fermo! Fermo! Ah!
Dobbiamo agire. Patrimoni Onder e Patrimoni Giordano, qui presenti, hanno illegalmente ospitato e occultato alla giustizia il fu Costante Bragana, cospiratore bandito che è stato scoperto e giustiziato un'ora fa. I sunnominati complici saranno, ad ammonimento di tutti, sottoposti a 50 colpi di frusta. A nome del direttore di polizia di Forlì, che ha decretato questa pena in attesa del giudizio, si fa invito a tutti gli onesti sudditi di nostro signore Leone XII affinché collaborino con la giustizia contro i settari carbonari e i loro mandanti. Si proceda all'esecuzione. Li conosco. Che cosa decidiamo di fare? No, ormai dobbiamo agire. Meglio aspettare. No, bisogna fare qualcosa. Certo. Per domani bisogna convocare i capi delle vendite. Che vengano qui separatamente. E con molta prudenza. Qui, in questa casa? Sì. Qui siamo nella tana del lupo. E non sospetteranno di certo. Anzi, chi di voi vuole aspettare qui, rimanga pure. Meno rischi per domani. Oh.
si è svegliato. Hai riposato bene? Sì, grazie. Sarà meglio che vada. Perché? Avevi detto che non era indispensabile che tu partecipassi a questa riunione. Mi sento più tranquillo se vado. Ma avevi promesso di rimanere fino a domani. Sì, lo so. Ma ero talmente stanco che avrei abbandonato tutto. Ora è diverso. Amore, sono tanti giorni che non ci vediamo. Sei arrivato, hai dormito e adesso te ne vai. Pietro. Pietro, ma a me non pensi mai. Vanina, devi renderti conto che ora ci sono questioni molto più importanti. C'è della gente in prigione che sta rischiando la vita. Tu puoi aspettare. E anche il nostro avvenire dipende da ciò che accadrà in questi giorni. Ma cosa potrete fare da soli contro la polizia, l'esercito, le spie? Sì, lo so, sono molto forti. Ma bisogna salvare ciò che è essenziale per l'organizzazione. Se si sfalda, nessuno di noi avrà la forza per ricominciare. Sempre che qualcuno di noi se la cavi. No. No, rinuncia, Pietro, rinuncia. Non devi andare, non voglio. Amore mio, vieni via con me, lontano da qui. Ti prego. Ho paura, ho paura. Pietro, non voglio perderti. Lasciami. Oh, Pietro. Smetti. No! Ti supplico, ti supplico. Li hai visti quei due stamattina? Io li ho visti, sai. Oh, Pietro. Scusami. Amore, resta almeno questa notte. Va bene, resterò questa notte. Allora bisogna mandare Giovanni a Cesena ad avvertire che io rimango qui. Sì. Ma che venga a chiamarmi se è necessario. Sì, sì. Che succede? Niente, niente. Qual era il numero di quella casa? 82. Va a Cesena e consegna questo libro a Monsignor Benini. Digli di leggere l'ultima pagina e di restituirmelo. Nessuno deve riconoscerti. Ma prima di uscire, prima ancora di vestirti, di a Giovanni il guardiacaccia di andare subito a Cesena. Pietro resterà qui stanotte. Giovanni vada là. E solo se ci sarà qualcosa di nuovo torni ad avvertire.
Pietro, quante cose dobbiamo fare ancora insieme. Pensa, non abbiamo fatto neppure una passeggiata. Chissà, forse un giorno potremo andare anche in America. Ti piacerebbe? No. Il governo più infame è almeno questo di buono. Non riesce a farti sentire straniero fra la tua gente. Fuori mi sembrerebbe d'essere morto. Senza passioni, senza sentimenti. Pietro. Qualcuno ha fatto la spia. I gendarmi hanno circondato la casa di Udino Malaguti, hanno arrestato tutti. Li hanno portati nel carcere della guarnigione. Siamo stati traditi. Ma è impossibile. Nessuno poteva sospettare quella casa. Eppure è proprio così. Ma sei sicuro di quello che dici, Giovanni? Purtroppo, quando sono arrivati nel carcere, Odino è sfuggito alle guardie e si è gettato nel pozzo, uccidendosi. E a Cesena? A Cesena i soldati controllano ormai tutte le strade. Stanno continuamente arrivando rinforzi e nessuno può uscire di casa. Che facciamo adesso? Aspettami giù, vengo subito. Vieni, Clelia. Pietro. Hai sentito? Sì. Per fortuna tu non sei andato. Già. Sono il solo che non è stato arrestato. Non voglio che i miei compagni pensino che sia stato io a tradirli. Vado a costituirmi. Come stai? Tesoro mio bello, che belli occhioni che c'hai, sono così belli. Però sei un po' sciupata. Che c'è? Niente, niente papà. Ma come niente? Non possiamo mica andare avanti così, qualche cosa bisogna fare, no? Sono tanto contenta che sei tornata. Stamma a sentire, Vanina. C'è il cardinale Catanzaro Savelli, che t'ha battezzata quando era monsignore, che ti ha comunicato e crescimato quando era vescovo. Adesso che è cardinale, gli piacerebbe tanto di celebrare il matrimonio tuo. Lui stravede per te, lui t'adora. E vorrebbe tanto che tu sposassi suo nipote, Livio. Che ne dici? A me personalmente non mi è mica antipatico. Ma certo che tu puoi decidere quello che vuoi, fai comodo tuo. Penso che sarebbe ora di cominciare a pensare al matrimonio. Che ne dici? Eminenza, c'è la principessa Vanini. La principessa Vanini? Che entri. Benvenuta, principessa. Benvenuta, Vanina. Che letizia per il mio cuore salutare il nobile rampollo della casata Vanini. Accomodatevi, prego. Grazie, Eminenza. Ma vi vedo turbata, figliola mia. O mi inganno? No, avete indovinato, Eminenza. È qualcosa che turba insieme la mia coscienza e il mio cuore. Ah, il cuore, il cuore. Credo di capire di che si tratti, ma non preoccupatevi, cara. Non dovete dimenticare
che è Dio che prepara l'incontro dei cuori secondo i suoi provvidenziali e misteriosi disegni. E se accettato in questa luce, l'amore stesso diventa un'ispirazione di gioia e anche una sorgente di santità. L'amore può persino diventare un provvido strumento di apostolato. Potete dirmi subito il suo nome? Egli è certo nobile come voi, degno di voi, ligio alla Santa Sede e devoto alla Chiesa. No, è assolutamente diverso, Eminenza, almeno in apparenza. È nobile di sentimenti, ma di famiglia plebea. Vostra Eminenza conosce le ultime notizie sulla repressione dei carbonari in Romagna? Certo, certo. E vi diciamo che è stata una delle notizie che più ci hanno rallegrato in questi ultimi tempi. Vostra Eminenza ha sentito nominare un tale Pietro Missirilli. È un esponente della carboneria romagnola. No, veramente no. Ma perché mi fate queste domande? Sono innamorata. Cosa volete dire? Sì, Eminenza, io amo Pietro Missirilli. Ma no, ma no, voi vi ingannate, voi siete una bambina. Sarà forse una di quelle romantiche infatuazioni che le giovani come voi possono provare per un avventuriero. No, Eminenza, no. Io amo Pietro Missirilli. Lo amo, l'ho amato e lo amerò sempre. L'avete amato? Sì. Oh, io qui sento la presenza del demonio. No, Eminenza, non parlate così, ve ne prego. Perché il demonio? In un momento di debolezza posso anche avere sbagliato. Ma l'amore è un'altra cosa. Io ho fede. Sono cattolica. Il fatto stesso che io sia qui alla vostra presenza, con l'animo lacerato dalla sofferenza, col cuore piegato dal dolore, lo testimonia. E poi non avete detto voi stesso poco fa che l'incontro fra i cuori è ispirato da misteriosi e provvidenziali disegni di Dio. La presenza del demonio. Vi siete mai domandati, Eminenza, se il demonio non ami invece vestirsi con i paludamenti dell'ipocrisia? Ma qual è la realtà che ci circonda? Quante fanciulle vengono sacrificate con il loro inutile e disilluso bagaglio di ideali, senza amore, all'altare degli interessi politici, degli interessi patrimoniali. Io non mi sono potuta lasciar prendere dall'ipocrisia. Ho voluto restare fedele ai vostri insegnamenti. Io, sopra tutte le cose, ho voluto credere all'amore. Calmatevi, figliola. Comprendiamo il vostro dramma, ma non vediamo quale possa essere la via d'uscita. Posso avere peccato, ma solo per eccesso d'amore. Come mi sento sola e sperduta. È stato questo sentimento che mi ha condotto da vostra Eminenza. Dio poco fa vi ha ispirato delle parole che forse possono essere la mia salvezza. L'amore può diventare un provvido strumento di apostolato. Che cosa intendete dire? In me voi avete un padre sempre pronto a venirvi in aiuto. Dite. L'unico modo per sanare la mia colpa è il matrimonio. Ma sul capo di Pietro Missirilli pende la pena capitale. Eppure ci deve essere una via d'uscita. Vostra Eminenza deve sapere che io rivelai a Monsignor Benini il luogo dove si erano dati convegno i capi della carboneria di Romagna. E Vostra Eminenza è sicuramente al corrente di quella parte del bando divulgato dal Cardinale Rivarola dove è adombrata la possibilità del condono in caso di denuncia. Ebbene, se io potei parlare, fu perché Pietro Missirilli mi rivelò il nome della località. Capisco che cosa volete dire. Ci troveremmo dinanzi a un caso di denuncia indiretta. Ma non mi sembra una cosa tanto facile come si potrebbe credere. Ma Vostra Eminenza deve sapere che Pietro Missirilli si è costituito. Per quale ragione? Beh, in verità per partecipare alla sorte dei suoi compagni. Ma questo mi pare che aggravi la sua situazione. Un atto di sfida alla legge, quasi una provocazione. Sì, sì, certo è così. Ma non vi pare che sia proprio questo l'aspetto più bello della sua personalità, della sua generosità? E non potrebbe domani rivelarsi un campo d'azione per redimerlo, per salvarlo. Voi mi chiedete una cosa che esula dalla mia competenza. Io dovrò consultarmi con il mio collega, Sua Eminenza il Cardinale Allatere Rivarola, cui spetta decidere in materia. L'eminentissimo signor Cardinale Rivarola, nella sua ben nota magnanimità,
ha deciso di usare clemenza nei confronti del signor Pietro Missirilli e dei suoi compagni carbonari. Sono lieto di dirvi, principessa, che il merito è tutto del mio carissimo confratello, cardinale Catanzaro Savelli. Naturalmente, ora tocca a voi, principessa. Tutto sarà possibile, purché il signor Pietro Missirilli comprenda che è suo dovere di offrire chiari segni di ravvedimento. Io lo conosco bene, Eminenza, e posso dire che sia peccato. Lo ha fatto più per un eccesso di generosità che per maligno impulso. Noi siamo disposti a credervi, principessa, e sentiamo che Dio vi aiuterà. Del resto, non chiediamo nulla di eccezionale, solo una piccola cosa. Una cosa che significhi umiltà, desiderio di perdono e sconfessione del suo brutto passato. Per i delitti che pesano sulla sua coscienza, gli spetta la pena capitale. Ma sarà sufficiente questa piccola cosa perché egli possa aver salva la vita e apra anche ai suoi compagni la possibilità di un'ampia clemenza. E si coronerà così anche il vostro sogno d'amore, principessa. Pietro, oh Pietro, Pietro, amore mio. Vanina, perché sei venuta qui? Devi dimenticarmi. Pietro, amore mio, ma che dici? Perché parli così? Sì, è necessario. Io non potrò mai appartenerti. Pietro, non è vero, amore, ascolta. Puoi salvarti, ormai dipende solo da te. Ho confessato tutto al cardinale Catanzaro Savelli e al cardinale Rivarola. Pietro, Pietro, basta. Basta che tu. Basta che io. Oh, amore, darei la mia vita per te. No, te lo ripeto, devi dimenticarmi. Forse la mala sorte che mi perseguita dipende dallo stato di peccato mortale nel quale sono sempre vissuto. Oh, Pietro, tutto finirà come per incanto. Sarai libero, sarai mio. E saremo felici. Ci libereremo dal peccato, basta che tu... Basta cosa? Basta un gesto. Un piccolo gesto che significhi umiltà. Desiderio di perdono. E poi? Pietro, tutto dipende da te. Basta la sconfessione del tuo passato. E poi? E poi noi due potremo... Noi due? E i miei compagni? Pietro... Amore mio. Perché non mi hanno arrestato con gli altri? Perché quella notte non ero accanto a loro al mio posto? È stata la mia assenza che ha fatto sospettare di me. E io non c'ero perché non amavo soltanto l'Italia. Oh, Pietro. Pietro. Se ho avuto un amore al mondo, sei stata tu, Vanina. Ma per fortuna adesso potrò morire anch'io per la mia patria.
Oh, no. No, tu sarai salvo. Sì, ma a che prezzo? Sconfessando gli ideali per cui ho combattuto, rinnegando i miei compagni. Io ti prometto, Pietro, ti prometto che anche loro... Cosa? Dovrei fare anche di loro dei rinnegati. Io, il solo che merita la morte per averli abbandonati. Oh, Pietro, Pietro, ascoltami. Andrò io stessa ad umiliarmi davanti a loro e confesserò che io ero così folle d'amore per te che quella notte li ho denunciati. Io, sì, per averti tutto per me. Oh, Pietro! Pietro, no! 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 Amplius labios,